Ma in fin dei conti ho sempre saputo che comunque questo lavoro qui di girare video nei posti più belli del Lazio sarebbe stato molto faticoso. Sì, guarda, c'ho il fiatone. Oggi siamo a Bellegra, questo è un video molto veloce perché siamo venuti qua con il diluvio universale e non c'è moltissima gente, però la nostra guida è lì giù, ci sta aspettando, però il posto è fantastico, stiamo per visitare delle grotte carsiche, chiamate le grotte dell'arco, quindi sarà un video un po' così al volo, poco montaggio, poco editing, vediamo un po'. Però saranno sicuramente delle grotte bellissime, abbiamo già visto quante sorprese nascondono. Paola. Salve. Salve, io sono Paola, faccio parte dell'associazione Sotterranei di Roma e oggi vi accompagnerò a visitare questa grotta sconosciuta ai più. E dicevi, queste grotte prendono il nome da un... Allora, queste grotte prendono il nome da un arco che è posizionato più a valle. A un centinaio di metri da qui, praticamente un arco naturale, la primitiva entrata della grotta. In un'epoca non databile c'è stato un crollo che ha portato via tutta questa parte di montagna. Ci è rimasto solamente quest'arco, che si può andare a vedere, è proprio veramente un arco naturale. Ok. Queste sono state delle grotte che sono state alla mercé di chiunque fino al 1996, quando il gruppo speleologico di Grotta Ferrata decide di renderle fruibili al pubblico. Dopo svariato tempo riuscirono a posizionare la passerella, a renderle insomma accessibili. Gli speleologi si ritrovarono davanti a un'immensa coltre di fango che dovettero sbancare. Adesso che entriamo vi faccio vedere fino a dove arrivava il fango. Roccia carsica. Questa è una grotta in cui ci si fece qualsiasi cosa. Quello che non ci si poteva fare in questo tipo di grotte era viverci, perché considerate che le grotte carsiche hanno una temperatura che oscilla dai 12 ai 18 gradi, con un tasso di umidità che arriva al 90%. Okay. La temperatura è costante. Non so se sarete fortunati, ma domenica scorsa c'era una marea di pipistrelli. Prego. Allora, qui si vede benissimo che grandissima opera di sbancamento hanno fatto, perché questa qui è dove arrivava il fango. Questo era un fango molto argilloso, per cui è stato abbastanza complicato, insomma, tirarlo fuori. Nel momento in cui misero la passerella, si resero conto che queste grotte avevano anche altre cose particolari. E una delle cose più importanti che ci sono in questa grotta e che le fa essere particolari è questa cosa che vi faccio vedere adesso, queste figure rupestri che sono qui rappresentate, datate 4000-3500 a.C., 6000 anni fa, e la cosa particolare è il fatto che siano state fatte all'interno di una cavità carsica per due motivi. Il primo significa che qui c'erano degli ominidi che ci hanno vissuto un po', e poi perché, considerato che l'entrata era a 200 metri avanti, risulta anche strano il fatto che un ominide al buio riuscisse ad entrarsi in un posto che non conosceva. Queste pitture rupestri che sono fatte di ossido di ferro è stato possibile datarle perché sono state comparate con quelle dell'isola di Levanzo in Sicilia e con quelle delle grotte di Altamira in Spagna. Qui iniziamo a vedere le prime concrezioni, le stalattiti e le stalagmiti. Adesso vi spiego anche il processo di formazione. Allora, considerate che queste sono concrezioni di carbonato di calcio, che altro non è che il nostro calcare, cioè il calcare che in ambienti domestici oppure nelle città fa un sacco di danni
nella natura, con un processo specifico riesci a creare questi, diciamo, monumenti naturali. Queste sono concrezioni a medusa, dette così perché vedete sembrano delle meduse. Abbiamo un'altra nostra scultura. Ragazzi, questo è il fenicottero. Ecco, questi sì, sono sì, sì, ho capito, i piedi. Okay. Eccolo. Ci sono dei pipistrelli giganti, ragazzi. Com'è che ogni volta che noi andiamo in qualsiasi posto ci devono essere dei mostri che ci minacciano? Alla fine sono topi volanti, cioè non è che cambi tanto. Qui invece ci sta una tigre. È una delle poche colonne che abbiamo in questa grotta, perché la colonna è quando la stalattite e la stalagmite si uniscono. Considerate che qui c'è sempre stato fango, per cui è molto più complicato che esistano, che ci siano stalagmiti. Le stalattiti sono le concrezioni che dall'alto vanno verso in basso. Okay. Le stalagmiti, quelle dal basso, salgono verso l'alto. Quanto ci hai messo a imparare questa cosa? Perché io ogni volta tipo dico ok, adesso la so e poi ci devo sempre pensare. Comunque il processo di formazione delle stalattiti e delle stalagmiti è un processo molto lento. Considerate solo che si chiama stillicidio. Ah, perfetto. La parola stillicidio che noi usiamo potrebbe provenire da qui. L'acqua penetra dall'alto, si insinua nelle rocce, okay, nelle rocce carsiche, scende giù fino a che l'acqua scende e abbandona la roccia e il carbonato di calcio si deposita sulla roccia e forma queste concrezioni bianche. Queste a vela è quando c'è una costante ventilazione che fa sì che la goccia non cade perpendicolare, ma si deposita piano piano sulla roccia, dando vita a queste che chiamano vele o fettine di prosciutto, di speck, insomma, chi più ne ha. Non questa è una delle della parte delle grotte che mi piace di più, perché ci sono queste due rocce che si sono incastrate, cioè questa si è staccata dal muro, vedete? Questa qui, che cioè, voi la mettete, e questa ci si è incastrata in mezzo, vedete? Verso aprile maggio, se c'è stato un inverno piovoso e comunque ci sono state precipitazioni, qui c'è l'acqua, c'è questo fiume. Ah, ok. Che accompagna tutta la grotta. Perfetto. Qui vi volevo far vedere la nostra unica stalagmite. E qui si vede bene il processo di come si formano sia le stalattiti che le stalagmiti. Si formano prima all'esterno e poi all'interno. L'acqua arriva giù, schizza e vedete c'è proprio un buco. E piano piano quel buchetto, quella diciamo fessura, si riempie di carbonato di calcio. Okay. Questa cosa qui succede anche nelle stalattiti. Questo hanno detto che è un bosco, le persone, vedete, sembrano tanti alberi.
finisce la parte turistica. Ok. Quindi vi faccio appena affacciare. Sono bellissime. È una visita particolare perché comunque è molto diversa da quella che abbiamo già fatto, in quanto c'è questa passerella che la rende veramente adatta a tutti. Si può venire anche con un passeggino, con una bambina piccola, sì, con le persone disabili, e sono veramente spettacolari. Adesso non abbiamo tantissimo tempo, per cui non facciamo foto, ma si prestano a tutto. E poi è come un cielo, è come una costellazione, perché ci sono tante immagini, tanti disegni, uno può veramente viaggiare con la fantasia. Grazie, grazie mille. Adesso andiamo a vedere l'arco naturale, che praticamente sarebbe stata l'entrata originale alle grotte, però bisogna stare un po' attenti perché si scivola tanto. Quindi ci avventuriamo piano piano. Ecco, appunto. Sono Bear Grylls. Ti si sporca la giacca? Ragazzi, quello è l'arco naturale che dà il nome alle grotte.